Grande spazio e attenzione ai temi del territorio, dunque alla Bergenfest e voce ai rappresentanti leghisti del territorio. Nei giorni scorsi sono intervenuti anche i governatori della regione Piemonte, Roberto Cota, e quello del Veneto, Luca Zaia. Andiamo a sentire uno stralcio dell'intervento di Cota dal palco di Alzano Lombardo. Circa 15 giorni fa il Parlamento ha approvato una legge che stabilisce che l'autority dei trasporti sarà a Torino, quindi non a Roma o a Napoli, ma a Torino. Ecco, questo è stato il primo concreto risultato dopo pochissimi giorni della macroregione del nord, perché a favore della indicazione di Torino non si è schierato soltanto il presidente della regione Piemonte, come può essere normale, anche qui normale fino a un certo punto, perché noi al nord abbiamo sempre la tendenza a litigare e a dividerci, mentre invece al sud hanno sempre la tendenza a non dividersi quando si tratta di fare i loro interessi, anche e soprattutto gli interessi che poi non coincidono con i nostri, perché non sono cose giuste, cioè sono, per esempio, quando la Calabria vuole garantirsi migliaia e migliaia di forestali inutili, questo vuol dire non fare gli interessi dei cittadini calabresi, ma vuol dire ovviamente fare gli interessi di alcuni gruppi di potere. Aperta parentesi chiusa. Ma a favore di questo trasferimento c'era il Presidente della Regione Piemonte, il Presidente della Regione Lombardia e il Presidente della Regione Veneto. Primo grande risultato. E ovviamente io sarò schierato al fianco di Luca Zaia tutte le volte che Luca Zaia porterà avanti qualcosa che riguarderà gli interessi della Regione Veneto, ma che riguarderà anche gli interessi complessivi di un sistema nord. Perché il nord è un insieme di territori che ha le stesse esigenze, che ha gli stessi problemi da affrontare e che è un sistema omogeneo, che ha una sua identità e che ha bisogno soltanto di una cosa, cioè di far saltare quelle che sono le catene che la legano, che ci legano, che legano il nord a Roma. Se l'altro giorno è uscita una graduatoria che ha stabilito le regioni che sono più competitive, e le regioni più competitive sono le regioni che possono godere di un federalismo avanzato, c'è un motivo. Allora, in poche parole, in che cosa consiste la macroregione che noi dovremo costruire? Provo a individuarla. Consiste in un territorio omogeneo che può godere di un grado di autonomia particolarmente marcato, e cioè essere un territorio che gode tutto di un vero e proprio statuto speciale, dove almeno il 75% delle entrate tributarie possa rimanere sul nostro territorio, quindi federalismo vero, federalismo fiscale vero, e un territorio che poi possa, e questo sta a noi e lo faremo, affrontare in modo comune tutta una serie di problemi e anche affrontare in modo comune la gestione di servizi che sono particolarmente importanti. Penso alla collaborazione che potremo realizzare in tema di trasporti, alla collaborazione che potremo realizzare in tema di sanità. Sono due temi centrali, ma poi ne potremo avere tanti e tanti altri. Se lasciano in pace il Nord e se il Nord può lavorare insieme, noi diventiamo imbattibili. Allora non saremo fuori dai primi 100, ma saremo nei primi 10 a livello di territori competitivi. Sicuramente nei primi 10.